Se fa scurda, c'ho vita e Maradona, polazza e corca, chi se lo so cana lava, chi se chiama Motorruno, con stu cuore chi ne ammoda, li spugni ma da schiatta. Napoli, 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 e tutto sti creature più forte te non è nessuna. Napoli, 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 da figlio d'ore stanno qua quando non so timbrone, quando la chianta è delusione, ma c'è basta una vittoria, faccio fare un sura. Rigo poi in da curva, siamo signor sto rigore, padre e figlio e pure nonno già sono pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama Motorruno, con sto cuore chi mi amore rispondi ma da schiattare. C'è gente che rinda sul momento, parla malamente, dica si la gente, fisciuno con capilla, amore che ha girato, sangue, sei subito ammiscata, ammira gelosia e fa parlare vacante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, stati cagnano, moderica a te. Va bene, non ci stanno, a Napoli si ho re. Napoli, 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 ci suona tutto sti creature, più forte te non è nessuna. Napoli, 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 figlio tuo stanno qua. Buonasera, ben ritrovati alla nuova puntata di Terzo Tempo, una trasmissione dedicata al Napoli e al calcio in generale. Oggi ripartiamo questa sera, senza questa sera mancherà Daniela, la nostra artista De Luca, la nostra artista, compositrice, cantautrice della sigla di partenza e di chiusura della trasmissione, e ritorna come poche settimane fa, ritorna a condurre insieme a me la puntata Roberta Di Rienzo. Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati qui a Terzo Tempo. Buonasera Vincenzo. Allora, andiamo a mettere... Sera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera, 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 ben ritrovati. Ben ritrovati, facciamo subito le presentazioni. Partiamo subito dalla nostra Sonia Sodano, giornalista di Giù l'Italia, conduttrice televisiva, direttore della Onda Radio Music. Insomma, Sonia è una presenza femminile graditissima. Poi abbiamo Walter Vitale, volto televisivo di Canale 87, giornalista. Ciao ragazzi. Antonello Greco, giornalista. Manca qualcuno, Vincenzo? Aspettiamo. Come? Ancora qualcuno? C'è Emanuele Cammanotto che arriverà a momenti. Esatto. Do subito la parola a te, Vincenzo, per prima domanda. Vogliamo aspettare nel frattempo? No, partiamo. Allora, Roberta, abbiamo finalmente vissuto una settimana così tranquilla, serena, dopo la depressione che aveva preso un po' tutti, dovuta alla sconfitta di Torino con la Juventus.
Gattuso, appunto, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha reagito subito battendo 2-0 la Sampdoria di Ranieri e rimanendo, soprattutto questo è importante, rimanendo in corsa per il quarto posto. La sesta vittoria nelle ultime 8 partite ha consentito agli azzurri di arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi due impegni, i prossimi impegni con l'Inter domenica 18 e la Lazio giovedì 22. Nella doppia sfida al Maradona in 5 giorni si deciderà probabilmente la stagione alla stagione del Napoli. Allora, diciamo così che per quanto riguarda la divenire, per quanto riguarda Inter, Lazio eccetera, ne parleremo dopo. Per ora parliamo di questa vittoria e coinvolgiamo subito la nostra grande ospite Sonia Sovano, che ci ha onorato della sua presenza qui a Terzo Tempo. Cedo subito la parola a Sonia Sovano e poi Roberta ci penserà tu. Sonia, allora, parliamo di questa vittoria, dell'importanza di questa vittoria con la Sampdoria. Beh, sicuramente è stata una vittoria importante perché, come hai detto tu Vincenzo, venivamo fuori da una sconfitta che pesa tantissimo. Pesa tantissimo perché una sconfitta con la Juventus, tra le altre cose, una partita di recuperata, e quindi ci ha fatto ancora più male perché sappiamo tutti com'è la storia che ci ha portato poi a recuperare questa partita. La squadra di Gattuso si è imposta con la Sampdoria, come dicevi tu, 0-2, questo è il risultato. Si è imposta sin da subito all'avvio, ho visto una Samp assolutamente remissiva, ma poi anche per le emergenze che ci sono state in mediana, perché ricordiamo che Ranieri ha dovuto fare a meno di due pedine importanti, Silva e Ekdal, e quindi ha dovuto in qualche modo andare a gestire questa problematica. Però è vero che il Napoli è stato bravissimo nelle ripartenze, è stato veloce, ha giocato con una certa profondità, quindi ha fatto un bel gioco, e soprattutto sulla corsia destra, laddove c'era quest'asse tra Di Lorenzo e Politano, il Napoli è stato particolarmente pericoloso. Perdonami Sonia, perdonami, diciamo così che Osimhen ha dato quella profondità giusta al Napoli, quella profondità che di solito quella verticalizzazione che mette a disagio le difese avversarie. Anche questo non è stato un fattore importante per la partita? Sono stati tanti i fattori importanti della partita, ma prima di arrivare a Osimhen, Vincenzo, secondo me la profondità è partita da dietro per poi arrivare in avanti. La differenza sta nel fatto che nel big match con la Juventus Gattuso ha incentrato la gara come fa di solito quando si trova le grandi davanti, cioè baricentro basso, per attendere poi quello che è il pressing avversario, e quindi di conseguenza c'è stata una partita completamente differente poi invece con la Sampdoria, dove invece sono andati subito ad attaccare, come dicevo, l'avvio di partita, ma in realtà tutto il primo tempo e gran parte del secondo, fino a quando non c'è stato l'infortunio di Ospina, direi che il Napoli ha stradominato, perché anche nella ripresa, quando la Samp è rientrata un pochino più reattiva, diciamo che quello che si è distinto di più a mio avviso è solo Gabbiadini, come nel primo tempo aveva fatto giusto un'azione che poi subito è stata stoppata da Manolas, che è vero che si è preso l'ammonizione, però non era nulla di trascendentale. Quello che io vorrei però andare a sottolineare il fatto, Vincenzo, che nonostante il Napoli sia stato così combattivo, che abbia fatto così, un risultato positivo, ha sbagliato tanto, perché già da 5 minuti poteva fare gol, e io ho contato nel primo tempo almeno 4-5 volte che non si è andato poi in porta. Quindi nella pratica, cioè nella finalizzazione, il Napoli ancora non riesce ad essere del tutto incisivo. A cosa posso fare una domanda a Sonia? Cosa pensi questa mancata finalizzazione, dovuta ad un'impostazione sbagliata oppure agli errori? Ma sicuramente agli errori individuali, però sì, sotto porta assolutamente. C'è una mancanza di lucidità che forse io imputo anche al momento storico che stiamo vivendo, ma non deve essere per forza, come dire, sempre la stessa scusa, perché i giocatori
giocatori non possono usare sempre la stessa scusa di dire noi siamo stanchi. Io credo che purtroppo si sente addosso ognuno di loro, si sentono addosso ognuno di loro il peso della fine stagione, del fatto che comunque stanno lottando per la zona Champions, quando ben sappiamo che gli obiettivi iniziali di questa stagione erano altri. Quindi io credo che vanno cambiate le pedine, ma in realtà c'è bisogno proprio di una rivoluzione dell'intero comparto, non soltanto che la panchina, come ben sappiamo, come appunto accadrà. Io penso anche alla società, c'è qualcosa da cambiare all'interno della società. Questo sicuramente. Passo la parola a Walter Vitale, sei d'accordo sulla vittoria del Napoli contro la Sampdoria? Abbiamo fatto qualche errore sotto porta o nel complesso, insomma, il Napoli ha prodotto un buon gioco, una buona partita? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Vittoria fondamentale, perché lo dicevamo la settimana scorsa, perché noi siamo andati in onda subito dopo la sconfitta contro la Juventus, bisognava ripartire subito. La squadra psicologicamente ha reagito bene, perché nel primo tempo è entrata in campo convinta, ci sono stati i soliti errori sotto porta. Zielinski purtroppo non è nuovo a giocate del genere, già con la Roma, col Milan e anche a Torino con la Juventus, dalla posizione i gol troppo facili Zielinski non riesce a farli. Nel secondo tempo la gara poteva essere gestita meglio, perché la Sampdoria ha pressato forte nei primi 15-20 minuti. Non mi è piaciuta la gestione dei cambi, anche l'affare Ospina, nel momento in cui il ragazzo ti dice che ha un fastidio, hai 5 cambi a disposizione, lo tiri fuori, anche perché adesso lo hai perso praticamente per un mese, ed è lo stesso errore. Lo so che spingeva, però Roberta, il campionato sta per finire. Adesso anche un ciuffo d'erba più alto ti può far perdere la qualificazione in Champions. È chiaro che Ospina e tutti i giocatori, anche io quando ero infortunato volevo sempre giocare, però tu sei l'allenatore, hai 5 cambi. Già un errore del genere ci è costato un mese di stop a Lozano contro la Juventus per tenerlo in campo per forza, e ricommettiamo lo stesso errore. Dicevo, non mi è piaciuta la gestione dei cambi, perché nel secondo tempo, quando la Sampdoria ha iniziato a premere, mi si era aspettato un centrocampista in più da subito. Però va bene, nel senso, il Napoli doveva vincere, lo ha fatto. Chi avresti messo a centrocampo? Ai Elmas. Sto ragazzo lo vogliamo far giocare o non lo vogliamo far giocare? Il discorso che faccio io, Roberta, con i 5 cambi a disposizione tu puoi cambiare e anche da subito le sorti di una partita. Io non mi aspetto che Ospina resti in campo con il fastidio muscolare, mi aspetto che entri Meretti. Allora, Walter, io con te sono d'accordo con te per quanto riguarda Ospina, e lì c'è stata anche la responsabilità di Ospina, che voluto restare in campo a tutti i costi. Mi ricordo l'altro episodio che fu ancora più pericoloso. Quello con l'Udinese, ce lo ricordiamo più o meno. Io sono d'accordo con te, però io mi rifaccio un po' a un discorso che facevo durante l'era Sarri, però non c'entra nulla. A volte, per oleare i meccanismi, per poter avere quell'affiatamento giusto, ci vuole il tempo. Bisogna giocare tanto e bisogna riproporre alcune situazioni con continuità. In quel momento il centrocampo azzurro stava finalmente esprimendo, si stava esprimendo bene, perché Fabian Ruiz stava giocando bene. Vincenzo, guarda, allora, Fabian Ruiz stava giocando benissimo. Demme stava offrendo il solito contributo, non vedo perché rischiare il tutto. Forse non sono stato chiaro nel concetto. Su Elmas, e così mi rispondi anche su questo particolare. Io credo che per Elmas bisognerebbe bene individuare, non noi, lo farà Gattuso o il prossimo allenatore che verrà a Napoli, individuare la sua collocazione in campo. Sicuro che, cioè, secondo te va bene a due a centrocampo, a metà campo?
Allora, Vince, innanzitutto il Napoli a Genoa non ha giocato a due a centrocampo perché Zielinski per la, la gran parte la partita ha abbassato. 4-3-quartista. Un centrocampista in più. Non intendevo sostituire uno dei tre a centrocampo, ma intendevo sostituire uno dei due esterni offensivi, in questo caso Politano, che praticamente in tutta la gara non ha mai saltato l'uomo, inserendo un centrocampista in più. Per quanto riguarda il ruolo di Elmas, se noi da due anni che abbiamo sto ragazzo ancora ci stiamo interrogando sulla posizione in campo, abbiamo un problema. Elmas è un trequartista. Come lo vogliamo vedere, vedi, Elmas è un trequartista. Poi è chiaro che nel calcio moderno i giocatori non devono essere, tra virgolette, specializzati in un'unica posizione del campo, ma devono saper fare un pochettino di tutto. Quindi è chiaro che tu, Elmas, lo puoi inserire nel discorso delle mezzale se vuoi giocare nel centrocampo a tre. Se vuoi giocare col centrocampo a 5 può essere un interno, però il ruolo di partenza del ragazzo è il trequartista. Quindi sfatiamo questo mito, lo abbiamo visto girovagare in ogni posizione del campo in questi due anni, ma Elmas è un trequartista. A questo punto sono d'accordo con te, dico: Roberta, vogliamo presentare finalmente, abbiamo con noi Emanuele Cammaroto. Buonasera Emanuele, giornalista di Napoli Magazine. Faccio subito la domanda anche a Antonello Greco. Sentite? C'è un ritorno però, Roberto. Lo so, ma io non ho cuffiette, quindi... Allora, per evitare i ritorni, dico a tutti, dovreste togliere e chiudere tutti i collegamenti audio dovuti a TV, radio, apparecchiature varie. Chiudere. Oppure silenziare il vostro microfono fin quando non vi si fa la domanda e dovete parlare. Queste sono le uniche due soluzioni. Allora, io passo la domanda ad Antonello Greco, che mi sta qui a sentire. Ti ha convinto questa vittoria del Napoli, Napoli-Sampdoria? Cioè, è una vittoria che può dare speranze per la partita di domenica sera? Beh, sai, venivamo dalla sconfitta con la Juve a Torino, quindi voglio dire, il risultato positivo era la cosa più importante in vista di questo rush finale. Come ha vinto il Napoli, tutto sommato non mi è dispiaciuto, al netto del fatto che ogni tanto si spengono le luci e si perde un po' la misura, diciamo, tra i reparti, e subentra un po' di paura, ma fortunatamente è durato poco. Il Napoli ha avuto poi, tra l'altro, più di un'occasione per poter mettere il risultato al sicuro, e vabbè, è arrivato quando è arrivato e abbiamo portato a casa i punti necessari. Non mi è dispiaciuto perché era importante una ripresa del gioco rispetto a quello che si era visto a Torino, e non mi è dispiaciuto il fatto che andiamo a giocarci una partita con prossima, poi ne parleremo ovviamente dopo, con l'Inter, con un animo certamente più sereno, e sapendo di aver ritrovato comunque al centrocampo Fabian, che è importantissimo in questo momento, il suo ruolo sta crescendo e sta crescendo il Napoli con lui, sta crescendo Osimhen, e questa è una cosa importantissima perché, voglio dire, era l'investimento più importante della società, è un giocatore che andava assolutamente ritrovato perché insomma si sarebbe perso sia dal lato tecnico che dal lato economico. Mi è piaciuto il suo gioco a sportellate che ha fatto con i difensori della Samp, lo spazio che ha creato, il Napoli che trova migliore profondità logicamente quando c'è lui, e mi piace anche Mertens quando gli dà certe palle, anche se non fa quel ruolo con grande volontà, lo fa per spirito di sacrificio, perché Ciro giocherebbe molto più volentieri al posto di Osimhen come ruolo. Certo. Emanuele Cammaroto, detto questo mi soffermo solo su Ospina. No, volevo chiudere, se permetti, sì, Roberta. Volevo chiosare un attimo. Ne avete già parlato, come ho detto di Fabiano, come ho detto di Osimhen, il pollice verso è verso Ospina perché è stato un incosciente. Logicamente i medici si devono fidare di quello che dice il giocatore in quel momento. Mi è dispiaciuto vedere Meretti che stava per entrare in campo e sedersi di nuovo sulla panchina. Detto questo, passo la parola.
Ecco, appunto, chiedevo a Emanuele Cammarota, a parte il discorso Spina, che è un discorso da, insomma, da verificare, perché poi il giocatore ha insistito per rientrare in partita, e in quel caso, insomma, un allenatore come Gattuso, molto passionale, insomma, accetta la richiesta, insomma, del giocatore. Prima, come ha evidenziato Sonia Sodano, la partita è sì stata vinta, ma con degli errori individuali, anche un po' a centrocampo, insomma, il Napoli non è stato perfetto, però il Napoli ha vinto la partita importante contro la Sampdoria, che crea serenità. Tu cosa, come l'hai vista questa vittoria? Guarda, io ho visto una squadra in crescita, francamente devo dire, ho visto il miglior Fabian da non so quanto tempo a questa parte, ha fatto veramente una partita di qualità, di livello, bisogna essere onesti in questo, e sicuramente si poteva rischiare qualcosina in meno, perché comunque se magari non la chiudi, sai, lì rischi, perché comunque abbiamo visto due reazioni pericolose della Sampi in ripartenza, al di là poi anche dell'episodio del gol annullato, che secondo me, ripeto, è un gol da annullare, perché volente o nolente la carica comunque da parte del giocatore della Samp c'era, poi tutto il resto è relativo. Però, ripeto, secondo me era una partita da vincere per potersi presentare alla sfida poi con l'Inter nelle condizioni giuste, perché a questo punto ne parleremo anche dopo, la partita con l'Inter diventa una finale a tutti gli effetti, perché comunque se riesci a vincerla avrai la certezza al 101% che avrai di recuperare punti o sulla Juve o sulla Samp, perché comunque qualcuno ci lascerà le penne. C'è stata una grossa, questa è una domanda, c'è stata una grande polemica per la designazione arbitrale, no? Proprio contro l'Inter ci sarà perché già sa, ci sarà Mazzoleni al bar. E quindi non significa che mentre ci sarà Orsato in Atalanta-Juve e noi avremo di nuovo doveri, cioè... Walter, Roberta ci sta provocando, lo dico anche a te. non cado nel tranello. Questa è una provocazione bella e buona, ma c'è una grossa polemica anche da parte dei tifosi, insomma, non, c'è chi lamenta che siamo troppo lamentosi, chi invece giustamente si lamenta. Orsato, dopo l'esperienza in Europa, va a arbitrare così, insomma, una partita così importante come Atalanta-Juve, mentre invece noi avremo di nuovo l'ombra del sospetto di Mazzoleni al bar. Vabbè, in fondo Mazzoleni ha fatto solamente 16-17 errori contro il Napoli, non sono poi molti, insomma. Quindi pochi. Può rimediare. Può arrivare a 20 nel caso. Quindi evitiamo questa dietrologia. Evitiamo di essere... tu sei fiduciosa? No, a me piace molto quest'ironia che sovrasta i social, a parte ovviamente la chiacchierata che stiamo facendo, ho letto veramente tante, perché è vero che i tifosi sono arrabbiati, ma quando sono arrabbiati sono anche molto creativi, e quindi io leggo tutto con un grande interesse. Però, come giustamente si faceva notare, quanti ne ha fatti di errori? 16-17, io stavo un attimo cercando anche gli errori specifici, così magari li andiamo anche a citare, perché a memoria d'uomo adesso non mi sovvengono tutti. Ma potresti, no. Sonia, puoi partire da Pechino se vuoi. No, anche prima di Pechino, anche prima. Sì, c'è un Napoli Brescia che grida ancora vendetta. Bravo, allora Walter, dai. Raccontaci di questo Napoli Brescia. No, io piuttosto racconterei dell'opportunità della scelta, perché è chiaro che la scelta si presta a delle polemiche. Mazzoleni, voglio pensare che col Napoli sia sfortunato. il Napoli sia sfortunato con Mazzoleni. Adesso Mazzoleni ci regalerà un rigore inesistente al 94esimo che ci consentirà di battere l'Inter. E settimana prossima avremo il poster di Mazzoleni alle nostre spalle. Cioè, battute a parte, con la scritta
con la scritta, perdonami, Fiat Voluntas. È chiaro che la scelta lascia qualche dubbio. Vorrei essere nella testa di Rizzoli, ma non per i capelli, proprio per capire che cosa lo ha portato a designare ancora una volta Mazzoleni. Dopo le polemiche di Sassuolo-Napoli, le polemiche di Milan-Napoli, dopo le polemiche del derby di Torino, dove Mazzoleni al VAR non ha concesso un rigore clamoroso al Torino per un fallo di De Ligt, giustamente nella partita più importante della settimana tu designi Mazzoleni al VAR. Quindi bravo a Rizzoli che continua nelle sue designazioni. È un uomo di polso, Rizzoli, un uomo proprio. Ma non dici, ci sorprenderanno secondo te? No, io dico questo, voglio dire, ci vuole anche del coraggio a rimandare Mazzoleni, voglio dire. Io poi non capisco una cosa, l'Inter ricusa Orsato e Orsato non arbitra più l'Inter. Il Milan ricusa Maresca. Antone, non si può fare col VAR però. Col VAR non si può fare, cioè, capisci allora, il dramma qual è? Ragazzi, per me non si può fare. Ragazzi, a meno che possiamo sperare, non lo so, nelle emorroidi, Mazzoleni non può stare. No, volevo finire perché il discorso mio è un altro, non è se si può fare o non si può fare, perché noi siamo in Italia, non siamo in Svizzera, secondo me non si dovrebbe fare neanche con gli arbitri, detto francamente. Ma quello che non capisco è perché De Laurentiis, la società, sostanzialmente su questo tema è silente, e questo mi lascia un attimino sbigottito. Ecco, questo è. Ah, De Laurentiis ha detto che non fa ripartire il campionato, denuncia tutti. Vabbè, questo è perché quando si parla di soldi De Laurentiis è sempre molto attento. È una questione economica, ragazzi, in Lega la situazione non è per nulla tranquilla, a me preoccupa. Ma neanche federazione perché il rischio di commissariamento della Lega in una federazione che tra l'altro non è ben vista sarebbe proprio un caos. Il vaso di Pandora sta per esplodere. Allora scusatemi, io volevo dire una cosa, qualcosa che già ho detto nelle altre puntate, in un'altra puntata. La cosa, cioè l'aspetto più inquietante, lo sapete qual è? È la provocazione. Cioè, nel senso che Mazzoleni, come ha detto Walter, è sfortunato sempre quando incontra il Napoli, e cosa fa Rizzoli? Persevera su questo povero uomo, con la sfortuna di questo povero uomo, e lo ripresenta. No, non è questo, è come voler dire, voi potete dire e pensare tutto quello che volete, decido io e mando Mazzoleni. Sonia, mi sbaglio, non so. No, è giusto. Io stavo cercando sempre, diciamo, tutti quelli che possono essere le cose relative a Mazzoleni, e appunto ho ricordato di Milan-Napoli, dove Mazzoleni era sempre al VAR e terminò la partita 0-1 quando costrinse l'arbitro Pasqua a rivedere il contatto tra Bakayoko e Hernandez. Non so se vi ricordate, nell'area pseudo contatto, esatto. Il direttore di gara andò al monitor per confermare la decisione senza assecondare Mazzoleni, e può essere che anche in questo caso ci saranno decisioni prese dall'arbitro in maniera molto ferrea. Io credo che, allora, io molto spesso ascolto anche ex Fischietti, e mi è capitato di fare questa domanda in un'intervista ad un ex arbitro: perché gli arbitri europei sono molto più incisivi all'interno delle gare rispetto a quelli italiani? E giustamente lui mi ha risposto: perché si sentono più preparati. Io credo che l'arbitraggio in generale, ora al di là di Mazzoleni o di Dovelli o chi sia, deve essere un attimo monitorato in maniera differente. Secondo me la classe arbitrale si deve fare un piccolissimo esame di coscienza, perché non solo col Napoli ci sono stati tanti errori, no, e secondo me col Napoli sì, la storia ci racconta e lo sappiamo tutti, troppi errori. Però io credo che un esame di coscienza, ripartire in modo diverso magari per la prossima stagione, potrebbe fare la differenza. Non so se ciò avverrà, però questo è il mio parere, proprio in generale. Ci sono troppi interessi, sono troppi interessi in gioco. Senza voler fare i maligni, senza voler cercare di insinuare,
però il calcio ormai, cioè, praticamente, lasciamo bene. Potrei dare la parola a Emanuele, che l'altra volta mi rispose a meraviglia su questa, su questo punto qui. Nel momento in cui, Emanuele, cosa dicesti? Nel momento in cui dai a, nel momento Sì, in cui ci ho sono. capito. No, anche perché ti ripeto, è bizzarro, è paradossale, ripeto, è quello che dicevate anche voi prima, intanto che non venga ricusato. Poi c'è una reiterazione bestiale delle casualità sempre contro il Napoli, ma sempre perché noi siamo dei malpensanti. E poi Assolutamente. ripeto, anche questa personalizzazione nelle gare importanti e a maggior ragione in quelle che riguardano il Napoli, in cui sistematicamente spunta sempre lo stesso nome al VAR, sarà anche questa una casualità. E riallacciandomi a quello che diceva probabilmente prima Vincenzo, sicuramente non si può pretendere che venga considerato imparziale al 100%. Chi comunque fa parte di un'associazione il cui sponsor è quello azionista di maggioranza di una squadra di Serie A del nostro campionato, che fornisce fino a prova contraria divise, scooter e chi più ne ha più ne metta alla categoria arbitrale. Ma ovviamente ti accettano smentite se questa cosa non è vera. Io dico che Io c'è un pa fatto in essere. allora, posso, scusa, posso fare sì, un'aggiunta su Walter, questa cosa? se non è Walter, conflitto di interessi no, no, questo. se no, Walter, scusami, Walter, allora Sì. fai l'aggiunta, falla giusta perché così ti tolgo e metto per 2 minuti No, Alessandro. io Vai. volevo riallacciarmi ad un discorso che facevamo io ed Emanuele nella nostra chat in privato. Settimana scorsa un noto collega che è sempre ospite nei salotti importanti, facciamo nome e cognome, Tikitaka Franco Ordine, ebbe a dire che Maresca, in quanto arbitro delle nostre parti, era intervenuto pesantemente nella corsa Champions, espellendo senza alcun motivo Ibrahimovic. Ora, siccome vado a memoria, credo che Mazzoleni e la VAR siano di Bergamo, mi pare che l'Atalanta sia in corsa per la Champions e mandano al VAR e alla VAR ad una diretta concorrente due personaggi di Bergamo. Voglio dire, cioè, se Maresca è stato mandato a Parma-Milan per ostacolare il Milan, e allora, caro Franco Ordine, se per caso ci stai seguendo, adesso mi dovresti spiegare questa designazione. Va bene, allora Roberta, scusami, Concordo con te. salutiamo per un secondo, Ciao salutiamo per un Walter, secondo. salutiamo Walter. Walter, Diamo il presenta benvenuto ad Alessandro. il nostro agente FIFA, dai. Il nostro agente FIFA, Alessandro Ranieri, al quale faccio subito un benvenuto e anche a lui la domanda. Abbiamo visto un Napoli vincente contro la Sampdoria e abbiamo sensazioni positive dopo questa vittoria, ma come hanno evidenziato i nostri ospiti, ci sono stati degli errori sotto porta, delle piccole sbavature che vanno comunque corrette. Come hai visto tu questa vittoria contro la Sampdoria? Ma l'ho vista bene, è stato un risultato importante anche per riprendersi dalla sconfitta con la Juventus, una squadra che anche dal punto di vista delle statistiche, leggevo qualche dato, è una delle squadre, se non sbaglio, la squadra che tira di più in porta, c'è tanti giocatori che stanno andando a rete, quindi certamente il Napoli, se mi permettete una provocazione, ha avuto un po' un rendimento up and down, no? Ha fatto le partite molto bene, sono stati questi due ottimi risultati con la Roma e il Milan, dove secondo me cresce il rammarico anche per l'uscita in Europa. Peccato con la Juventus, perché secondo me c'è stata una serie di fattori che hanno penalizzato la squadra e forse non ci hanno creduto tanto, vista le condizioni della Juve. Mentre per tornare alla tua domanda, mi è sembrata un'ottima partita con la Sampdoria, anche se poi a un certo punto con il vantaggio si è sofferto un po' tanto, per non dire troppo, quando insomma, la Sampdoria aveva anche quasi raggiunto il pareggio. Però, per rispondere alla tua domanda, la vedo bene, come dicono i miei figli, bene ma non benissimo, nel senso che mi sarei aspettato,
vista anche la profondità e la caratura della rosa del Napoli, forse un cammino con qualche soddisfazione in più. Speriamo, sentivo Emanuele prima di entrare in onda, verso una finale, forse no, però con l'Inter potrebbe essere la classica partita dove il Napoli può togliersi qualche soddisfazione, anche perché mi sembra che dal punto di vista della forma e di quello che può essere un po'... Ne parliamo dopo, Ale. Sì, no, dico, la rosa a disposizione del Napoli, ci sia poco da invidiare all'Inter. L'Inter che invece ha trovato una continuità di rendimento sicuramente importante. È stata anche simpatica, secondo me, la polemica, non so se ne avete già parlato, perché mi sono collegato solo 20 minuti fa, mi è piaciuta, è stata abbastanza simpatica la polemica tra Quagliarella e Gattuso su questo ruolo da telecronista o radiocronista che è stato imputato dall'attaccante di Castellammare di Stabia. È altrettanto simpatica la risposta del mister napoletano, non so se già l'avete detto, ma no. Insomma, si vocifera con una certa insistenza del prossimo approdo dell'attuale tecnico napoletano, che dovrebbe essere Sponda Toscano, almeno questa è la voce che girava con una certa insistenza in settimana qua a Milano. Parliamo già del tecnico? No, non lo so, qua a Milano dicono che se Emanuele forse ha più notizie, visto che siamo a metà tra Napoli e la Sicilia, tra Milano, insomma sembra che Mirabelli possa essere si è parlato anche di cifre, per cui potrebbe andare allora c'è Tridente Calabrese fra c'è Walter che scalpita su questo argomento, però io direi di fare una cosa. Allora esco subito. No, il mio ruolo è quello di parlare di mercato. Aspetta, facciamo visto così. Ho visto anche Fisacane a Milano, che insomma tra i giocatori del Napoli c'ha Insigne, quindi sì, è stata una gita di piacere. Sì, allora, non so se sei d'accordo, Roberta, io direi, visto che Antonello fra 5 minuti ci deve lasciare, ecco, facciamo parlare Antonello e poi dopo saremo in 6 e quindi Napoli-Inter, che partita ti aspetti e soprattutto chi sarà l'attaccante? Oh, io penso nella... diciamo mio pensiero che Gattuso punterà su Osimhen e probabilmente Osimhen con buona probabilità farà panchina Mertens, in questo caso ci potrebbe essere eventualmente una staffetta, perché sarà importante il ruolo di Zielinski, nel senso che si può abbassare un attimino e dare una mano al centrocampo. L'Inter farà una partita che non deve venire per forza a Napoli vincere, l'importante per loro è non perdere e continuare il cammino. Poi hanno un gioco abbastanza speculare, si difendono con quei due davanti, Martinez e Lautaro e il belga, come si chiama, Lukaku, voglio dire, possono fare qualunque risultato in questa modalità di gioco. Antonello, perdonami. Sì. Allora, ricordando la partita del Meazza, quella partita lì, quella gara, è stata una gara importantissima per entrambe le squadre. Allora, sì. Lì a San Siro, in quella perché lo stadio si chiama Meazza, del Meazza, il Napoli disputò una bella partita, una grande partita. La migliore partita. Una vittoria, eventualmente una vittoria che avrebbe certamente meritato, avrebbe forse messo nei guai Conte, perché Conte stava attraversando un periodo in quel momento un po' delicato, quindi una vittoria del Napoli avrebbe fatto sì che il Napoli si candidasse. Per quello che non voglio dire, ma insomma per le primissime posizioni, mentre una sconfitta dell'Inter avrebbe messo in serie difficoltà Conte, che addirittura all'epoca si parlava di un eventuale esonero nel caso avesse perso con il Napoli. Quindi è stata una partita proprio che secondo me, e mi posso sbagliare, perdonatemi, ha deciso in qualche modo il campionato, almeno per quanto riguarda il vertice del campionato. È il destino del Napoli, eh? No, è così, è stata la partita a bivio per tutte e due le squadre. Il Napoli ha fatto il carpiato verso il basso e l'Inter è volata verso la testa della classifica, acquisendo più sicurezza. Tra l'altro, insomma, il Napoli
stava facendo un buon campionato fino a quel momento e logicamente l'autostima è salita. Poi Conte ha trovato una quadra in difesa nelle ultime 7-8 partite, mi pare che ha subito appena 3 gol, quindi voglio dire è una difesa anche difficile da bucare sotto questo punto di vista. Quindi sarà importante l'atteggiamento tattico. Ha subito soltanto ad ora 27 reti in tutto, e quindi sarà importante anche l'atteggiamento tattico del Napoli. Io dico che sono 8 partite, 8 finali da qui alla fine, abbiamo queste Inter e immediatamente Lazio. La partita con l'Inter ci dirà che cosa il Napoli potrà fare, perché voglio dire, parliamoci, un'eventuale sconfitta potrebbe mandare giù il morale. Poi ci sono i risultati da vedere degli scontri diretti, perché abbiamo un Atalanta-Juve la domenica successiva, c'è giovedì, mercoledì successivo c'è Roma-Atalanta, quindi voglio dire si rimarrà comunque in un fazzoletto. L'importante non è sconfortarsi, perché con 22 punti si dovrebbe andare in superata la partita dell'Inter, con 22 punti si va in Champions sicuramente. Quindi se il Napoli dovesse fare un pareggio e poi devi vincere con la Lazio obbligatoriamente, e poi farti le restanti partite ne puoi bucare solo una, poi le devi vincere tutte obbligatoriamente. Quale potrebbe essere per te l'arma vincente contro l'Inter? Osimhen sicuramente, io principalmente spero in Zielinski, detto francamente, perché Zielinski ha le qualità per superare qualsiasi ostacolo e difficoltà tattica, ha movimenti corporei che lasciano di stucco, lasciano basiti spesso e volentieri, i suoi cambi di direzione possono essere letali, possa imbucare, quindi tra Osimhen e Zielinski secondo me uno dei due sarà l'uomo partita. Posso, Antonella, ti faccio una doppia domanda, così vai alla grande fino al tuo orario, l'orario in cui dovrai abbandonare. Allora, sarebbe meglio che Gattuso facesse giocare Mertens per non dare alcun punto di riferimento agli avversari, oppure riproponesse Osimhen, visto che l'attaccante nigeriano sta riacquistando la condizione persa a causa delle note vicissitudini che lo hanno colpito proprio nel suo momento migliore. Quindi questa è la prima. Secondo te Mertens è meglio Mertens o Osimhen? Poi invece e poi dopo così parla su tutte e due domande. Gattuso sembra che abbia un solo dubbio, quello riguardante il terzino sinistro. Non si sa ancora se sceglierà Mario Rui piuttosto che Usai. Molto dipende anche da chi giocherà a destra nell'Inter. Che ne pensi, Antonello? Comincio dall'ultima, perché sulla prima già mi sono espresso e ti aggiungerò qualche cosa. Ti dico una battuta: purtroppo la scelta del terzino è come il melone, può uscire bianco e può uscire anche rosso, nel senso che o gioca Isai o gioca Mario Rui, che sono quelli più o meno disponibili adesso, non è detto che il loro compito lo facciano fino in fondo. Il problema è un altro, è che se giochi con Isai dai una idea difensiva alla squadra avversaria. Ricordiamoci che Mario Rui a Milano fece una bella partita, addirittura giocava più alto di Insigne e mise non in difficoltà la difesa interista. Per quanto riguarda la prima domanda, e comunque penso che giocherà Mario Rui, detto questo, sulla prima domanda io penso che giocherà Osimhen, per una ragione molto semplice: intanto perché è più la sua velocità e può mettere sicuramente in pensiero quei tre pilastri interisti lì dietro, e le verticalizzazioni sicuramente potrebbero essere un'arma da sfruttare. Con Mertens il gioco sarebbe diverso, ci sarebbero tre piccoletti davanti, con quei tre mastini sarebbe un po' difficile, significa schiacciare l'Inter e quindi dare il vantaggio del contropiede. Io penso che sia Osimhen il giocatore che inizierà la partita. Allora, Antonello, perdonami, apprendo che Sonia per le 21 deve lasciarci, questo mi dispiace, allora approfitto. No, mi dispiace egoisticamente. Saluto, Vincenzo, allora. Vi saluto e vi lascio, abbraccio Sonia che non ci vedevamo da un po', vi saluto tutti, ciao Emanuele, Alessandro, Walter e Roberta, un abbraccio a te, Vincenzo. Ciao. Allora, certo, a questo punto volevo fare una domanda a Sonia prima che ci lascia. Fanne ciao, più di una. Ciao ragazzi, come state? Volete sapere che Sonia è una giocatrice di calcio a 5, vero? Femminile. Sì. Quindi dal 26 aprile potremo finalmente ritornare a giocare, perché Draghi ha annunciato che dal 26 il calcetto con gli amici finalmente. Potrà. Lei è attaccante, vero Sonia? Cosa?
Sei un attaccante, se non mi sbaglio, se non No, erro. sono un No. difensore. Allora è Vittoria che è attaccante, giusto? No, anche Ricordavo Vittoria è male. difensore, anche Chi Vittoria è è che era difensore. attaccante? Scusami, mi ricordavo una di voi che aveva segnato un gol Eh bellissimo. no, Allora era Vittoria. Vittoria Sì, segna Vittoria. ugualmente anche se sei Brava. difensore, non ti preoccupare. Allora, Sonia, volevo fare una domanda a te a proposito, prima che vai via. Sì. Come deve affrontare, secondo te, il Napoli la partita contro l'Inter? Sì. Che impatto deve avere? Un impatto veloce, di attacco subito, oppure deve studiarsela e quindi essere più attento Allora, per non prenderli questi gol? prima di tutto, baricentro basso, no. Cioè, tutto quello che abbiamo visto contro la Juventus, a mio avviso, va No. resettato, nel senso che non va assolutamente bene. E mi preoccupa molto perché di solito, come ho detto all'inizio di questa bellissima trasmissione, ne approfitto anche per farvi i complimenti per la trasmissione e per la sigla, perché per tutta la sigla io ho cantato. Chiusa parentesi, io vedo sempre lo stesso atteggiamento da parte di Gattuso, questo atteggiamento, come diceva Roberta, di studio della squadra, comunque di aspettare il pressing della squadra avversaria. Io spero che con l'Inter tutto ciò non accada. Io spero che il Napoli, visto contro la Samp, si possa ripetere, anche se non certo non ci troviamo di fronte, con tutto il rispetto, alla squadra di Ranieri, ma Conte farà bene i suoi conti e quindi scuso per il gioco di parole, anche perché potremmo rivedere Perisic sulla fascia sinistra. Io stavo Mi seguendo anche preoccupa questa questo. situazione. Sì, mi preoccupa più che altro perché insieme a lui potremmo rivedere quell'11 che poi ha fatto la volata di cui parlava Vincenzo poc'anzi, cioè quella che ha ribaltato praticamente la classifica di Serie A. Mi preoccupa lui, così come mi preoccupano anche le pedine insostituibili di Conte, come per esempio Young. Però io, più che andare a guardare a loro, che sicuramente sanno quello che devono fare, io guarderei al Napoli, un Napoli che, come ben sappiamo, dovrà fare a meno di Ospina per Esatto. questo infortunio che, di cui abbiamo già parlato per quanto concerne la partita con la Samp. E mi preoccupo anche del terzino, perché Antonello prima di andare via parlava di Yusai per la fase difensiva, ma Yusai molto spesso la fase difensiva se la scorda e quindi non riesce nel suo intento. Io spero di vedere Osimhen, come diceva lui, spero di vedere un ottimo Zielinski, ma mi piacerebbe rivedere l'asse di Lorenzo Politano, che potrebbe fare veramente la differenza. Partita dell'ex E Politano, eh. sì, dell'ex Politano, e tra le altre cose subentra allo squalificato Lozano. Quindi Esatto. sicuramente questo potrebbe essere un punto di forza con le ripartenze e con una profondità di gioco. Però il Un'impostazione Napoli lunga non. e basso dall'alto, quindi non più ripartenze dal basso. No, vabbè, ma quella ormai è una moda. La ripartenza dal basso è una moda. Io spero veramente di poter vedere un Napoli combattivo, un Napoli che in queste ultime giornate possa dare il meglio di sé e che non si accontenti del pareggio oppure che non si stanchi nei 90 minuti, perché molto spesso succede questo. Magari si fa un buon primo tempo, una mezza ripresa abbastanza sufficiente, poi si va verso la fine stanchi e quindi si commettono degli errori inappropriati. E volevo tornare su Alfonso Lenci, Ospina. scusami, Sì. Alfonso Lenci dice proprio questo: Fa sarà una domanda un centrocampo, interessante. farà un centrocampo 2 contro 5, bisogna essere più coperti in quella zona a centrocampo. Sì, Alfonso ma non. Lenci. Sì, ma non cambierà Gattuso assolutamente. Io No. sono convinta di questo. Io purtroppo ho molta paura. Io volevo chiedere a Sì, Sonia un sì. suo passaggio, mi rifaccio un suo passaggio, cioè sulla destra dell'asse sulla destra di Lorenzo Politano. Allora, il Napoli fino negli anni scorsi ha giocato prevalentemente con la catena sinistra, cioè Sì. Sì. tutte le azioni si svolgevano su quel lato lì, con Insigne, con
gli altri, eccetera, va bene. Comunque, quest'anno, Amsic e Ghulam, insigne Amsic e Ghulam. Sì, ma quando Ghulam era Ghulam, se lo poteva. Quando c'era Amsic. E quando c'era, purtroppo, diciamo, lo posso definire così, l'ultimo uomo pensante che il Napoli abbia avuto, centrocampista pensante. No, io penso che l'ultimo uomo pensante sia stato Caglione, però va bene, cioè Amsic. No, no, va bene, la qualità che dava Amsic, Sonia, tu mi insegni, la qualità che dava Amsic, certo, era proprio questa, quello di capire in anticipo dove si poteva sviluppare il gioco e illuminarlo con dei passaggi, delle aperture magnifiche e pensare, soprattutto pensare dove era meglio far sviluppare il gioco, a destra, a sinistra, come fa un vero leader o un vero centrocampista di regia. Allora, detto questo, quest'anno invece abbiamo una catena di destra che non solo sta giocando bene, Di Lorenzo e Politano, ma che potremmo di Gattuso al momento, fin quando resterà a Napoli, potrebbe sfruttare maggiormente, che ne dici? No, io sono pienamente d'accordo con te, ma riallacciandomi al discorso su Amsic, perché io più volte, Roberta lo sa, l'ho detto, quando è andato via Amsic in realtà non è arrivato nessuno a sostituire un uomo come lui, che molto spesso purtroppo ci siamo trovati anche a dire cose su di lui quando era in maglia azzurra, dicendo non fa abbastanza, dovrebbe fare di più. Io non sono mai stata d'accordo con questo commento, perché Amsic era uno di quelli che, come dici tu Vincenzo, era pensante, ma più che pensante conosceva i suoi compagni. Quello che vedo che manca a questo Napoli è il fatto che tra di loro in realtà non si conoscono. C'era Walter che parlava di Elmas come per dire non sappiamo il ruolo, ma è un trequartista, ma i compagni lo sanno che è un trequartista, cioè nel senso lo conoscono. E questo è il vero problema del Napoli, che tra di loro non sono squadra, sono dei singoli che giocano insieme e si stanno ancora conoscendo. Per questo io dico che deve cambiare qualcosa, manca la chimica di squadra. A centrocampo una bella situazione tra Zielinski, Ruiz e Demme, insomma già lì anche Osimhen, no? Il grande problema a mio avviso di questo Napoli è la difesa. Quando si parla quando mi dite chi va a giocare tra Mario Rui e Yusai, io quello mi preoccupo, dico vabbè, ma la differenza sostanziale poi alla fine in pratica non esiste, cioè teoricamente c'è, ma nella pratica mi preoccupano entrambi. Quindi io guarderei un attimo soprattutto alla difesa, perché poi gli errori che sono stati fatti, mi ricordo la partita col Crotone, dove sono stati fatti maggiormente dai centrali invece, però sempre in difesa. E quindi io guarderei a quella un attimino, perché tutto il resto, per quanto non ci possa piacere come gioca uno, come gioca l'altro, ancora non abbiamo capito la situazione dell'uno o dell'altro, ma la difesa mi preoccupa davvero. Sì, ma diciamo anche che abbiamo sempre sulla catena di destra, dobbiamo fare anche insomma un apprezzamento pure per Di Lorenzo, che non si è mai, mai, mai fermato quest'anno. Sì, a prescindere da Di Lorenzo. Ma Di Lorenzo, scusami Roberta se ti interrompo, è vero che è in difesa, ma in realtà fa un po' tutto poi a un certo punto. Il problema è che molto spesso non ci rendiamo conto, prendi anche Insigne, no? Quindi ci spostiamo, prendi anche Insigne. Insigne fa veramente avanti e indietro. E non è nella sua fisicità, partendo da questo presupposto, dovremmo. Io di Lorenzo, Sonia, lo vedrei direi magnificamente bene in un 3-5-2 come laterale di destra. Di Lorenzo, hai detto? Sì, Di Lorenzo. Sì. Ma io Di Lorenzo lo vedo bene sempre, perché è un ragazzo che si spende tantissimo. Io lo proverei nel modulo che hai citato tu, perché sicuramente può dare un apporto maggiore. Ma io penso che il problema di questo Napoli non sia Di Lorenzo o il cambio modulo. Penso che siano alcuni elementi, e purtroppo c'è una confusione all'interno di tutta la squadra, soprattutto nel reparto di difesa, abbastanza interessante, che potrebbe dare qualche problematica contro l'Inter, perché l'Inter manca Albiol, come abbiamo detto, perché mancava un Amsic, manca anche un Albiol, cioè il regista difensivo che ti faceva giocare bene, poi il centrale, il vero centrale che lo faceva giocare bene lui, e, diciamo un libero di altri tempi.
Sì, sicuramente manca Albiol, assolutamente, ma non credo che sia il problema centrale. Scusate, il mio cane purtroppo. No, tranquillo. Non credo che sia il problema centrale di questo Napoli. Il problema centrale di questo Napoli è secondo me dall'altra parte. Nel senso dall'altra parte, io te l'ho citato prima, cioè Mario Rui e chiedo scusa Ma a manca da Icardi. una vita questo terzino sinistro, purtroppo è un problema che ci trasciniamo da anni, eh. Sì. Purtroppo Vai sì. Roberta, vai avanti, facciamo Allora, parlare un salutiamo po'. e liberiamo la nostra Sonia bellissima. Grazie per Grazie, grazie averci donato mille la per tua presenza l'invito sempre. e scusatemi se vado via prima. No, Ti salutiamo, Sonia, grazie sempre Forza Napoli, Sonia. sì, io ti Allora ringrazio, parte lei. scusa un attimo Roberta, io ti ringrazio enormemente perché innanzitutto mi hai dato l'opportunità di conoscerti. Io, diciamo così, che tra le quinte, dietro alle quinte ti spiavo, nel senso vedevo quello che facevi, no, oddio, nel senso buono, nel senso che vedevo le trasmissioni. Vince, attento a quello che dice, occhio che Sì, qua poi va arriva. bene, È però appena tornato allora, mio marito. no, io so Vince, una fu cosa, no, bravo. io so una cosa che mi Sto protegge, scherzando. una cosa che mi protegge, l'età. Quindi io posso dire, l'ho ammirato come figlia, se mi permette Sonia. Allora, detto questo, no, volevo dire, l'ho ammirata dal primo momento. Quello che mi ha colpito non solo la grande professionalità di Sonia, Grazie. non solo la grande, come dire, Competenza. preparazione, competenze, preparazione, ma la moderazione, la dolcezza, la Vero. simpatia e soprattutto la serenità con cui si esprime, che per un ascoltatore è molto molto importante avere una giornalista di una valenza tale che possa farlo seguire alcune tematiche. Quindi grazie di cuore, Sonia. Grazie a te Sonia, veramente siamo tutti i tuoi fan. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, grazie. Ciao. Allora, Ciao. 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 Vincenzo, vogliamo parlare allora di questa partita che è il nostro unico pensiero in questo momento, Napoli-Inter. Vorrei chiedere Ragazzi, a... ragazzi, perdonatemi, Roberta, scusami se ti interrompo. Posso fare una domanda un po' cattivella ad Alessandro? Certo. Sei pronto Alessandro? Ma non lo so, se ho la Alessandro, domanda di riserva, sì, però prego. no, la domanda di riserva non ce l'ho. Alessandro, ti volevo fare una domanda sulla tua professione, che negli ultimi anni è stata svilita perché molti calciatori si sono affidati a pseudo fratelli, parenti, qualcuno anche alla moglie. Adesso De Bruyne ha deciso di affidarsi nella trattativa per il rinnovo al match analyst. Credi che stia arrivando un po' una stagione invernale per la tua categoria? Ma guarda, io ti ringrazio, non è una domanda cattivella, anzi mi dai la possibilità di poter parlare anche un po' della mia professione, quindi ti ringrazio e come al solito sei sempre molto cortese e gentile. Io penso di no, nel senso che come tutte le professioni e dove c'è tanta disponibilità di denaro ci sono anche tanti interessi. Per esempio c'è stato Totti che per anni, non dal punto di vista degli ingaggi, si è fatto seguire da Vito Scala. Io penso che il procuratore, noi adesso ci chiamiamo agenti sportivi, io sono iscritto anche al CONI e sto pensando addirittura da ex giocatore di basket, di iscrivermi anche al ruolo per la federazione. Penso che poi l'agente debba essere una persona di fiducia, no? Quindi non mi va, e come dicevi tu, è anche un momento dove si fa di tutto un erbo un fascio. Però dall'altro lato, diciamo, la tua domanda mi dà la possibilità di sottolineare come rispetto a un periodo di deregulation, quindi dove bastava pagare l'iscrizione all'albo e tutti potevano professarsi e iscriversi all'albo degli ex procuratori sportivi o agenti FIFA, adesso è stato ripristinato l'esame, che forse è anche fin troppo complicato, visto che poi mi capita di fare anche corsi di preparazione, provando a ridare dignità alla professione. Poi, come tutte le cose, e come dico sempre io, così parlo di un altro comparto che conosco bene, che è quello bancario finanziario, ci sono bancari e bancari, ci sono consulenti e consulenti, ci sono procuratori e procuratori. È un po' il calciatore che deve fare la scelta. Certo che per quanto riguarda la mia attività, non ultimo, insomma, in settimana, effettivamente poi le proposte
anche indecenti che arrivano a dei calciatori. Io cerco di offrire professionalità e in cambio di questa professionalità, come penso sia giusto per le libere professioni, l'avvocato, il commercialista, l'architetto, piuttosto l'ingegnere, cerco di farmi remunerare. Ci sono poi dei colleghi o piuttosto delle società, delle agenzie. Io ho due figli, insomma, piccolini, solo dal punto di vista dell'età, visto che il piccolo 2006 e ormai è 1,91, dove già, insomma, sento girare e parlare di sponsor, di interessi. Insomma, mio figlio è tesserato col Monza, ha fatto molto bene col Torino e quindi sto sentendo ovviamente un vorticoso tintinnio non di manette, ma di denaro. E quindi, per rispondere alla tua domanda, ci sta che un match analyst, piuttosto che, non so, il nutrizionista, prima, o tu dicevi anche le mogli, no? Quindi, i fratelli, noi ne abbiamo avuto un esempio a Napoli, possono poi Uno farsi un gol su. simpaticissimo. Sì, il problema è che secondo me poi, come sta capitando anche qua a Milano, che potrebbe essere un altro tema interessante, c'è una situazione veramente imbarazzante per il nostro corregionale Donnarumma, perché da un lato c'è, come dire, la possibilità, so che proprio in settimana c'è stata questa offerta da parte del procuratore con la Juventus, con tutto poi una serie di considerazioni, il valore di Szczęsny, Buffon che vuole andare via nonostante l'età, il probabile arrivo di Donnarumma, però secondo me nel caso specifico si stanno facendo poco gli interessi di Donnarumma, che è sempre più inviso alla tifoseria, ha un rapporto con la proprietà non eccellente, quindi poi bisogna vedere anche come si interpreta il lavoro e quella che è la professione. No, a me pare strano che Buffon decida di lasciare la Juve proprio quest'anno che può vincere la Champions. Lo so, però lui vuole andare a giocare. Devo dire la verità, io da tifoso del Napoli speravo che proprio contro di noi, insomma, desse qualche conferma, però ha fatto un'ottima partita, per cui, insomma, sta dimostrando di stare bene, mentre Szczęsny negli ultimi tempi, vedi anche in Champions e forse la partita col Torino, ci sta che un portiere possa fare qualche errore, a differenza dell'attaccante, perché Ronaldo ne sta facendo tanti, però non vengono giustamente sottolineati, secondo me è anche un atteggiamento non proprio simpatico, però anche là ci potrebbero essere, ci sono tantissime interpretazioni, ci sono dei procuratori come quello di Cristiano Ronaldo, piuttosto, insomma, che procuratori che vanno per la maggiore, che ormai dettano legge anche all'interno di interi campionati o all'interno di squadre, no? Quindi addirittura poi i presidenti preferiscono con loro sedersi, come si dice in gergo, e provare a fare la squadra. Però io sono fiducioso, quindi piuttosto che una stagione invernale, per rispondere alla tua provocazione, vedo una stagione primaverile, quindi una sorta di ripresa e, insomma, bisognerà farsi trovare pronti con i giocatori, con le idee, come tutte, le fasi dopo un periodo critico, qual è stato quello sociale, economico, finanziario e quindi anche sportivo. Adesso leggevo anche di queste nuove regole per poter accedere agli eventi, no? Il passaporto sanitario, piuttosto che Vaccinale. dimostrare di vaccinale di essere in grado di. Quindi vedremo anche come cambierà la nostra professione, visto che comunque proprio in queste ore è stato annunciato anche il format della Champions a 36 squadre e c'è una grossa discussione a livello internazionale per il ruolo dei procuratori. Insomma, questo inverno che sembra essere ritornato anche qua, avremo una Sì, no, partita io ovviamente sfruttavo la pesata. metafora di Walter che parlava di una stagione invernale come categoria. Sembra Ti essere ritornato a posso tutti gli garantire che effetti. io c'ho mia mamma e i parenti a Napoli, però qua a Milano veramente freddo freddo, 8 gradi, Vero. 8-10 gradi. Napoli, 7 insomma, gradi stamattina, 7 Chiediamo gradi. un attimo a Emanuele come si sta a Catania. No, quello. Guarda, Volevo chiedere. dalle A parti di Taormina. Taormina, non Catania. Vedi, devi ripassare dalle parti. Taormina. Guarda, dalle parti di Taormina, tranne oggi che magari è una giornata un po' così, per il resto siamo già proiettati verso le temperature L'estate. primaverili barra estive. Da qualche No, mentre bagno io al mare, invece, ci scusate definisco. questo ping pong, siccome ho sentito parlare di formazione, Antonello parlava di Zielinski, insomma, mi ero un po' informato perché domani poi con un'altra trasmissione presenterò la partita, ma mi dicevano che Zielinski non è in perfette condizioni, addirittura in dubbio per domenica, Addirittura. potrebbe giocare
Mertens dietro Osimhen. Però appunto, ma se non sbaglio, già contro la Sampdoria non era proprio sicura la sua presenza perché aveva un risentimento muscolare, se non mi sbaglio. Sì, ma secondo me, e poi voglio chiedere, direi Emanuele, giocare con l'Inter dal primo minuto con Mertens e Osimhen, considerando la forza dell'avversario, io ci starei un attimo attento. Non allarghiamoci troppo. No, no, ma potrebbe essere appunto, secondo me, l'ipotesi per giocare. Insomma, io, mi è dispiaciuto un po', perché stasera ho sentito parlare di una squadra di giocatori senza testa, un sacco di lacune. A me, insomma, dispiace perché poi onestamente la rosa del Napoli non ha fatto benissimo, però ricordandomi la prima parte della stagione di Ancelotti non è stato così un calvario come l'anno scorso. Però insomma io penso che possa essere, invece sono d'accordo con Walter, l'occasione per poter anche provare a giocare con i tre centrocampisti, sfruttando anche poi come dire, l'eventuale condizione non ottimale di Zielinski. Perciò poi vi chiedevo, perché è in forte dubbio, mentre invece qua a Milano mi dicono che l'Inter dovrebbe presentarsi con la versione più difensiva, quindi ho sentito parlare di Perisic, però io penso che sarà, mi dicevano, insomma, Darmian addirittura, non Hakimi a destra, e a sinistra Young, che dovrebbe essere un po' il classico scudiero di Conte, quindi un 3-5-2 molto... E secondo te, caro Alessandro, secondo te perché? Insomma, perché all'Inter chiaramente un pareggio sta più potrebbe andare bene. Certo. Certo. Allora, mi dispiace perché ho diversi amici juventini, speravo che almeno questa volta, che brutta tifavano, cosa, infatti tifavano Napoli, invece io non c'ho la cosa, juventini, ma come mai la cosa che mi ha un po' sorpreso, che continua, cioè addirittura fanno il tifo sull'Inter perché hanno paura del Napoli, quindi insomma il fatto che la Juventus abbia il terrore di non, o il timore, no, il terrore, no, di non entrare in Champions, mi fa capire ormai che per lo scudetto mi sembra. Però per questo hanno messo Mazzoleni al bar. Ma io su questo ho sentito tante polemiche, però come dico i miei calciatori, secondo me poi si danno degli alibi, nel senso che gli arbitri ci sono, hanno fatto disastri adesso anche a livello internazionale, però insomma speriamo che poi il Napoli, come è capitato, io insomma ricordo la partita con l'Atalanta all'andata, mi sembrano proprio due squadre nettamente differenti, quindi come ricordava Walter, Emanuele, mi sembra che l'andata il Napoli abbia fatto molto bene, vorrei insomma che ci fosse un atteggiamento un po' più propositivo, perché fare la partita che è stata fatta, come giustamente ricordavate in studio, con la Juve, secondo me lascia un po' l'amaro in bocca, nel senso di non averci neanche provato. Roberta, scusa un attimo, c'ho un'ultima domanda perché siamo ai limiti. C'ho un'ultima domanda da fare, però nel frattempo c'è qualche domanda, vedi qualche domanda in chat che poi... Ma se non me le fai vedere, devi metterle in regia. No, diciamo ce l'ho in... Sì, io leggo solamente Salvatore Mordenti che dice neanche io in verità, ma non so a cosa si riferisce. In verità vi dico, vabbè, non capisco questa. Allora, Salvatore Mordenti dice: non capisco questa vivisezione, una partita dominata in lungo e largo, sia tecnicamente sia dal punto di vista tattico. Non ha sbagliato niente Gattuso. No, ma in realtà Gattuso io credo non abbia sbagliato nulla, ci sono stati degli errori sotto porta, ma. Ma io su questo non so se l'avete vivisezionata, però secondo me, cioè, come al solito, adesso ripeto, non è che le colpe sono sia solo del tecnico, però secondo me qualche limite l'allenatore calabrese lo sta dimostrando. Poi questo non vuol dire vivisezionare, c'è un ottimo staff, però forse con la Sampdoria arrivato a un certo punto si poteva pure gestire meglio, fare qualcosa in più. L'arbitraggio di Mazzoleni, io so, non ripudiamo l'arbitro Mazzoleni, l'abbiamo già domandato prima, esatto, ma non, che il discorso del VAR non si può fare, al VAR non si può, quindi rispondiamo che purtroppo al VAR, anche se lo ripudiamo, insomma, spero di vedere domenica un Napoli sulla falsariga di quello con la Samp. Io spero che sia addirittura meglio, visto che, come Walter ci ha ricordato tante volte, il tecnico ha finalmente una settimana per lavorare, no? Io
Ieri ho visto la partita del Granada, non è che mi sono mangiato le mani, i gomiti proprio, perché poi tutto sommato... Questo è bello, Alfonso Lenci dice che Buffon starà rosicando perché... È bene, questo Walter già l'ha detto. Però, ragazzi, a parte che vorrei sentire Emanuele, però vi dico che il Real Madrid, parlando di Champions, siccome credo che il Real possa passare il turno col Chelsea, il problema è che quando il Real arriva in finale non è la Juve. È vero. Loro quando arrivano lì vincono. È vero, è vero. Diciamo che quindi però... mi sa che il Paris Saint-Germain manco quest'anno mette scopa, eh? No, però dico con quelle partite che ha fatto Keylor Navas, penso che Buffon avrebbe fatto fatica a fare la panchina. Comunque, insomma, è giusto lo stesso. Emanuele, hai parlato poco, allora perché non ci dici qualche chicca? Cioè, non ci fornisci qualcosina? Un po'? Allora, diciamo un po' come fai con Napoli Magazine, un po' il quadro della situazione in questo momento. Io questo non era questa la domanda che volevo fare per ultimo, però me ne sono ricordato ora. Un pochettino, vaghe su linee molto molto approssimative, un po' un sunto, una sintesi di come il Napoli si sta muovendo, se sai qualcosa, chiaramente. Oh, intanto una notizia proprio di oggi, che non a caso infatti è trapelata, riguarda la vicenda Koulibaly, dove l'una dopo l'altra si stanno praticamente escludendo quelle che erano le pretendenti o presunte tali nella corsa a Koulibaly, visto che come al solito già anche da un mese e mezzo, due mesi a questa parte l'abbiamo già visto accostato a 4-5 squadre e si è detto già tutto il contrario di tutto, ma questa ormai è un'abitudine di ogni sessione di calciomercato. Stamattina è venuta fuori la notizia che il Chelsea sta lavorando per prendere Koundé dal Siviglia, e quindi è un'altra pretendente, perché attenzione, il Chelsea i soldi li ha e ha dimostrato di poterli uscire, a differenza anche di altri, però ha individuato l'obiettivo per la propria difesa, e questo è un fatto importante, anche perché il Chelsea, a differenza di altri, un difensore dovrà prenderlo, visto che ha Thiago Silva che è in età decisamente avanzata, e quindi questa è un'ulteriore conferma che ci dimostra come non sarà affatto semplice, a differenza di quello che dicono molti, che sia Koulibaly a uscire nella prossima sessione estiva di calciomercato, anche perché il Napoli dovrà prendere due difensori, ma probabilmente saranno quelli che dovranno sostituire Maximovic, che ormai è un ex, lo abbiamo detto, e torno a dire, e di questo ne sono convinto, come Manolas, che a fine stagione ci saluterà. Per tanti motivi, lo stiamo già vedendo anche in queste ultime uscite, in cui probabilmente resta in campo, e per carità noi speriamo che faccia bene da qui al finale di stagione, perché se le alternative sono Ramani e Maximovic dovremmo preoccuparci. Detto ciò, il mercato estivo, ragazzi, ruoterà tutto su Fabian Ruiz. Se arriva l'offerta dall'Atletico Madrid, e se soprattutto Simeone decide di lanciare un'offensiva concreta sulle cifre che chiede il Napoli, Ruiz ci saluta e torna a casa. Però il Napoli non molla di un millimetro, aspetta un'offerta che quantomeno parta da una base di 58-60 milioni di euro per ragionarci. Quindi il Napoli non farà sconti, non regala né Ruiz né nessun altro. Io credo che qualcosina la vedremo anche davanti, perché è uscita nelle ultime ore questa voce, ecco, questa cosa la diciamo sulla Mela, e la Mela è un'ipotesi in questo momento, è, non dico una suggestione, però è un calciatore che piace moltissimo a De Laurentiis. Quindi al netto sì, ma già dai tempi della Roma, quando parla della Roma, quando il Napoli lo trattò con River Plate, prima ancora che lo prendesse la Roma, e quando escono i nomi che sono anche riconducibili alle passioni calcistiche di De Laurentiis, è un fatto che deve far riflettere. Tradotto in parole povere, io credo che la Mela in questo momento non lo do, come altri hanno già detto e scritto, vicino al Napoli. È un calciatore che piace, potrebbe diventare qualcosa di concreto se davanti dovesse uscire, secondo me,
l'unico vero nome, a parte la situazione di Spagna, che potrebbe entrare in gioco nella prossima sessione di mercato, che secondo me è il nome di Mertens. Perché ma la mela Osimhen... corsa vicino ai 30, Sì, però con Osimhen che, ragazzi, dovrà fare il titolare e dovrà fare la differenza. Non è pensabile che Osimhen la prossima stagione faccia la staffetta con chi che sia. E io credo che su Mertens qualche ragionamento si potrebbe anche aprire. Sì. Bene, allora Roberta, l'ultima domanda, comincio da te. Non lo so se tu senti questa mancanza da parte della società. Continua il silenzio stampa del Napoli e quindi io vi chiedo, ritenete giusto questa reiterata scelta della società azzurra? Io assolutamente sì. Io assolutamente no, per una questione di rispetto dei colleghi, dei giornalisti, della carta stampata e dei tifosi. Cioè, secondo me io concordo assolutamente con Alessandro, anche perché se la società non fa sentire la propria voce, se noi non ascoltiamo e non possiamo scrivere ciò che dicono ai microfoni i tesserati, ecco che poi proliferano voci su voci, 87.000 nomi di allenatori, la Gazzetta dello Sport se ne viene fuori con un pezzo prima di Inter-Napoli, lasciatemelo dire, poco elegante, e quindi il silenzio ci presta poi a queste cose. Esatto. Ma non so se poi effettivamente se parlando tu interrompi questi tipi Roberta, basterebbe magari imporre, tra virgolette, ai propri tesserati di non rispondere a domande non inerenti alle gare. È chiaro che se Gattuso si mette a litigare con i giornalisti, con uno in particolare, perché poi la vicenda della Pescheria ha un nome e cognome, Umberto Chiariello. È chiaro che se Gattuso perde a Verona e invece di spiegare perché il Napoli ha perso a Verona litiga da lontano con il dottor Umberto Chiariello, allora è chiaro che la società non ti fa parlare. Però se la società imponesse ai propri tesserati, se c'è una domanda che non è inerente a Napoli Inter, dici non posso rispondere, punto, e finisce lì e si parla della partita. Per esempio, faccio così Io penso che questo, allora io parlo da tifosa perché non sono giornalista, scusatemi, si è aperta una finestra, non so da dove è uscita questa finestra. Chiudi che entra freddo, chiudi che fuori non so c'è come freddo. Si chiama, ma finestra. Ecco qua, io parlo da tifosa e questa, per noi tifosi il silenzio stampa, almeno per quanto mi riguarda, è una salvezza, perché non possiamo andare allo stadio, non possiamo protestare per un arbitraggio scandaloso, siamo muti, fermi davanti a davanti a un televisore con un telecomando, sbattuti tra Dazn, Sky, diritti, insomma, per noi tifosi è una sofferenza incredibile. Poi io sono incazzato da addetto ai lavori e sono ancora più incazzato da tifoso, anche perché proprio per questi motivi mi piacerebbe ascoltare le interviste dei protagonisti. Almeno, io sono troppo di parte, quindi mi taccio. Perché... Adesso, guarda, non so se voi avete sentito, avete letto questi attacchi, vabbè, che non sono neanche attacchi, in realtà sono delle chiacchierate tra Bobo Vieri sul Napoli, su Gattuso, e hanno voluto far apparire questa cosa. Casualmente arrivano tutte da ex calciatori amici di Gattuso. Ma per piacere, ma non si può sentire una cosa del genere. Giusto. Io sono, è un anno che ascolto Bobo Vieri nelle sue dirette, tra l'altro anche divertenti, perché Bobo Vieri, Adani, insomma, per un addetto al calcio, insomma, è carino sentirle. Ma è una conversazione come ce la stiamo facendo tra di noi, niente di che. Strumentalizzare anche una chiacchierata del genere è pesante per noi tifosi. Ascoltare queste cose continuamente diventa pesante. Quindi io personalmente preferisco il silenzio stampa, ma lo preferisco di gran lunga. Purtroppo per voi, sicuramente, per gli addetti ai lavori. No, però Roberta, scusami, però secondo me col silenzio, come diceva Walter, tu alimenti tutto il contrario di tutto, mentre supposizioni. Invece, se ci fosse almeno anche
l'addetto stampo, comunque come si fa in questi casi che viene nominato uno o due Anche se giocatori, parla è lo stesso, perché De Laurentiis sappiamo che quando parla la tocca pesantemente, insomma, quindi vabbè, non allora è però che poi ci dobbiamo, come è diceva cambiato. No, Cioè, ma a te, Roberto, ha detto bene Alessandro, insomma, lui l'ha detto stampa oppure il direttore sportivo potrebbero parlare, cioè direttore sportivo nostro ormai è in silenzio totale da molto, molto, va bene, da quando si è aperto questo canale. mutismo selettivo. Ogni tanto Quindi. c'è anche un tweet, Tornerà a però dai. parlare quando arriverà il nuovo allenatore, che magari è un amico suo, chissà. Con accento toscano, direi. Madonna mia, dai. Volevo fare una Ecco, domanda ad ecco la Alessandro. sigaretta. Volevo fare un'ultima domanda ad Alessandro Ranieri. Io vedo queste bellissime maglie che tu hai dietro, ce l'ho anche io sono nell'armadio, però. Aggiungeresti, io sì, te lo dico subito, aggiungeresti l'ultima, quella che metterà il Napoli contro l'Inter? Ah sì, guarda, mi piacciono tanto, c'è anche quella blu, anche quella della Genesi, veramente, io, insomma, al di là sono dei regali che mi sono stati fatti dai calciatori, quindi insomma le porto volentieri, anche per ricordare come le sciarpe di avere la mia città nel cuore, e come dicono molti, e come ha iniziato a scrivere anche Gattuso nel suo libro, quando mi chiamano Terrone, ne sono abbastanza orgoglioso, amante della terra. Ho visto le immagini, come diceva Walter, adesso non mi va di citare la concorrenza, però insomma questa ultima maglia mi sembra che il marketing, a differenza di quello che fa la squadra e la società, stia facendo un ottimo lavoro, nel senso che come colori, come accostamenti, come idee, vedi anche la maglia a strisce bianco-azzurre, mi sembra che stiano veramente, come dire, imponendosi rispetto a delle maglie tipo quell'arancione della Juve, quella Atalanta con quel verde molto forte, col verde pastello. Mi sembra che effettivamente stia facendo un ottimo lavoro il marketing. Adesso non so se, ma mi sembra che siano più idee della società, diciamo dell'azienda Sì. Sì, sportiva, non invece del calcio. Però mi sembra una bella maglietta, e anche non qua lo so, peccato che, come però dicevi. scusami se ti interrompo, io so insomma, confessioni che il Napoli non si ferma solo a questo bourlon, ce ne saranno altre. Ma E, addirittura queste maglie non sono vendute nei K-Store, ma sono vendute in boutique del centro, insomma, boutique di abbigliamento. vale, limited vale. edition, no, però ripeto, Sì, sono molto molto costano carini, anche quindi parecchio. la prossima maglia sarà una Mazzoleni Combat. Va bene, allora, in una puntata che è stata arricchita dalla presenza di Sonia Sodano, giornalista professionista, la grande Sonia Sodano, per i motivi per cui ho detto, per i complimenti che le ho fatto, perché io credo che di giornaliste così, giornalisti in generale, se ne vorrebbero ancora di più. Insomma, Vero. unire sincerità, grazia e moderazione in Italia manca, ma manca un po' in tutti i campi in Italia. Questo è il motivo per cui apprezzo personaggi come Sonia Sodano e pure altri. Allora, ripeto, una puntata arricchita dalla presenza di Sonia Sodano e con il nostro staff quasi al completo, quasi, perché se manca solo una persona mi dispiace, ho nostalgia. Per cui, aspettando che il staff si ricomponga tutto, magari venerdì prossimo, io ringrazio Alessandro Ranieri per la sua partecipazione. Grazie a voi per l'invito e speriamo, come ci ricordava Roberta, che il Napoli metta le ali non solo con la maglietta, ma anche con una Ma anche di bellissima fatto, prestazione. Roberta, tieniti poi per il tuo giro, perché mi devi dare il tempo di mandare la sigla. Per cui, Io saluto no, no, qualche aspetta, familiare e aspetta, quelli del aspetta. Napoli. No, no, aspetta. Ah, sì, beh, scusa, mi ero Saluto pure tutti quelli del Napoli dimenticato. che ci stanno seguendo, che è il mio gruppo Facebook, un gruppo di tifosi. Del Napoli. Saluto Pina Libretto, che fa parte del nostro staff, purtroppo oggi non c'è, e tutto lo staff di quelli che è Napoli. Sì, io continuo con Emanuele Camaroto, ripeto, giornalista e editorialista di Napoli Magazine, e lo ringrazio per la sua grande disponibilità sempre, grazie mille. Grazie a voi. Poi il birichino, ma tanto simpatico, Walter Vitale, birichino che oggi forse, Unico. guarda, unico, Walter, Unico, lui oggi. entra e esce come se nulla fosse. Addirittura, addirittura unico, cioè proprio,
tipo il biglietto della metropolitana, unico. Va bene, allora vi saluto, vi ringrazio di cuore per questa partecipazione, come ringrazio di cuore tutti coloro che ci hanno seguiti, telespettatori che ci hanno seguito, e do appuntamento a venerdì. A te Roberta, vai tu. Una buona serata a tutti, grazie per averci seguito a Terzo Tempo, la prossima puntata venerdì prossimo, la stessa ora. Sperando di trovarci tutti quanti con Alessandro, Walter, Emanuele, tu Vincenzo, grazie, e magari anche gli altri, insomma facciamo un'entrata e un'uscita. Una buona serata e forza Napoli sempre. Sempre. Ciao a tutti. Ciao. Una buona serata. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto cosa lo cuore, va bene Dani? Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, ogni cosa. Chi tiene troppo e chi niente, che sta gente se lamenta, però se ho vero ci pensi, pure tu non dai mai niente, mai niente. E parole se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo, poco. Pace salva, ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si lo bagno, mune cagna tu. Guaggio. E si lo bagno, mune cagna tu. E si lo bagno, mune cagna tu. E volta fra, o sai che in dorma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che tu ma la partita, chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi cari le foglie, e un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocendo, suoi meglio fatiendo, la curtella ne spalla, senza curtella, che sta stiva sempre, non è mai contenta, chi la dà stiva sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E
pazziando, pazziando, sta volando su di erba, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, mettrà su tuo calore, chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, frasi a rapo cuore, che sia vera vittoria, non so i soldi e mia gloria, o sento calore, parterò, parterò cuore, parterò cuore, parterò cuore, ogni cosa. Parterò cuore, parterò cuore, parterò cuore. E si vo cagno munne cagna tu, e si vo cagno munne cagna tu, e si vo cagno munne cagna tu, guaglio. E si vo cagno munne cagna tu, e si vogagno munne cagna tu, e si vogagno munne cagna tu, guaglio. Tu ci pensi tu, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto munna con un po' d'amore. E si vogagno munne cagna tu, guaglio.